La parte del leone, in tutti i sensi, la farà la parola del nostro vescovo Pierantonio. E sapete, l'abbiamo detto più e più volte, e ce l'ha detto fin dall'inizio anche del suo mandato, noi abbiamo una grazia particolare, perché certo è ovvio che gli insegnanti di religione cattolica, gli insegnanti, il mondo della scuola, stanno a cuore nella pastorale e nel mandato che ogni vescovo riceve. Per il nostro vescovo c'è una sensibilità particolare di cui abbiamo la grazia di poter giovare perché per ministero e per chiamata sia ha svolto questo ruolo e questo compito nella diocesi di Milano, ma poi anche a nome di tutti i vescovi della Lombardia e ha questo mandato e quindi lo porta particolarmente nel cuore e ne parleremo anche alla fine, se poi i vescovi lombardi, anche su alcune questioni molto concrete della vita degli insegnanti di religione, spiccano all'interno anche del panorama italiano, è perché dietro c'è una sensibilità e un'attenzione, quindi davvero è una grazia particolare. E abbiamo chiesto a lui di dirci che cosa desidera, che cosa vede, che cosa avrebbe voglia di dire ai suoi insegnanti di religione cattolica. E con la libertà di un pastore che, vedendo anche la nostra diocesi, quello che stiamo vivendo, la nostra Brescia, la nostra scuola, quello che sta muovendo, quali sottolineature, indicazioni, aperture, con uno sguardo largo, non tanto per dire ah, poi io dovrò fare così o cos'ha nella mia scuola, non è questo il senso, ma per accompagnare, aiutare, sostenere anche quel servizio che abbiamo la grazia di fare per assunzione ministeriale, perché è lo Stato che ci dà lavoro e ci assume nella normalità, al di là di chi poi è assunto dalle paritarie o dai CFP, ma con un decreto di idoneità che riconosce che la nostra parola è una parola detta a nome della Chiesa, e quindi in maniera autorevole la Chiesa, attraverso la parola del nostro vescovo, ci dice un po' la sua parola. Quindi lo ringraziamo e lasciamo poi a lui questo spazio, vedete, uno spazio abbondante di 45 minuti almeno, poi avremo la possibilità anche di poter interagire per chi è in presenza attraverso un microfono in presenza, per chi invece online, anche potendo andare già man mano a scrivere secondo quanto è indicato per chi sta guardando sulla diretta YouTube il tutto, e poi le domande, le osservazioni saranno riportate in assemblea da chi ci fa un po' da segretario portavoce. Grazie allora e la parola al nostro vescovo. Grazie Don Raffaele, caro saluto a te, saluto Giovanni e saluto a tutti voi. Ci tenevo molto a questo incontro, cioè non abbiamo potuto tenerlo lo scorso anno, come ricordava Don Raffaele, e mi è spiaciuto, ecco, perché credo sia per me un'occasione preziosa, primo per ringraziarvi, perché so che quanto voi state facendo, soprattutto in questo ultimo periodo, ma in generale non è semplice e comunque è molto prezioso, abbiamo più volte avuto occasione per ribadirlo, ma davvero io sono convinto di questo. Siete un po' diciamo, in prima linea, siete espressione di una Chiesa che vuole essere Chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, quindi capace di dialogare, di incontrare la realtà del mondo con quella simpatia e nello stesso tempo con quel senso critico che ci è stato raccomandato dal Concilio Vaticano II. Il mondo va amato e proprio perché va amato va anche difeso e va anche per certi aspetti custodito attraverso un'azione critica.
non tutto può essere avvallato, proprio perché ci sta a cuore il bene delle persone. A volte il bene delle persone domanda anche l'assunzione di un atteggiamento, direi, cordialmente critico, però sulla base di una sostanziale e costante simpatia. Simpatia vuol dire, no, patire con, è un sentire intenso accompagnato dall'affetto. Sono soprattutto i genitori che sanno bene cosa significa questo. Ecco, quando ci si pone di fronte al compito di far crescere i propri figli, ecco, c'è un amore sincero che a volte ti chiede di dire anche dei no, e altre volte, felicemente, ti chiede di dire dei sì. Questa è la prima ragione, ringraziarvi per il compito che state svolgendo, per l'importanza che ha, proprio anche nella prospettiva del vissuto della Chiesa. E secondo, se permettete, anche il mio desiderio di incoraggiarvi, di sostenervi, perché mi preme che non vi sentiate soli, ecco, in questa che è una missione che state portando avanti nella forma anche di una professione, perché c'è una dimensione professionale in quello che state facendo, riconosciuta peraltro dallo Stato, come ricordava Don Raffaele. Ecco, questa missione voi non la state compiendo a titolo personale, a titolo privato. Voi siete lì dove siete a nome mio, a nome di una diocesi. E quindi è giusto, e io sento come doveroso, ringraziarvi per questo. E allora diventa importante anche, immaginare e difendere delle occasioni nelle quali ci parliamo. E così io posso dirvi ciò che mi sta a cuore, e voi, se volete, potete dire a me ciò che ritenete opportuno far giungere, proprio perché questa sintonia abbia quella verità che tutti desideriamo. Quanto io voglio dirvi oggi è stato già un pochino anticipato da qualche accenno che ha fatto il Don Raffaele, parte dalla lettera pastorale che io ho consegnato alla diocesi, che poi avrò piacere di omaggiarvi, almeno a voi che siete qui, ecco, arriverà tra poco. E questa lettera ha come focus la parola di Dio. Anzi, si tratta di una prima lettera, a cui seguirà una seconda lettera l'anno prossimo. Il mio desiderio è che la diocesi di Brescia, in questi due prossimi anni, si dedichi ad una, quella che chiamerei una presa di coscienza sempre più chiara, intensa, del valore che ha la parola di Dio per la sua vita. Sono convinto che la Chiesa oggi ha assolutamente bisogno di ancorarsi all'esperienza dell'ascolto della parola di Dio. E allora, ecco, io di questo vorrei parlarvi oggi. E alla domanda che poneva Don Raffaele, che cosa il Vescovo chiede agli insegnanti di religione della sua diocesi, allora questo io vi chiedo, proprio a partire dal testo di questa lettera, io vi chiedo di fare in modo che i vostri ragazzi, le vostre ragazze, coloro ai quali voi insegnate, che i vostri colleghi e le vostre colleghe, coloro con i quali voi insegnate, grazie a voi, vivano
l'esperienza dell'incontro con la parola di Dio. Non siete ovviamente le uniche persone che sono chiamate a fare questo, cioè a propiziare un'esperienza di incontro con la parola di Dio, ma certo voi siete chiamati e siete chiamate a farlo in un modo particolare, cercheremo poi di precisarlo per quanto io posso capire, però questo mi preme. Che cosa chiedi come vescovo agli insegnanti di religione? Ma chiederei questo, soprattutto nei prossimi 2 anni, che cioè grazie a loro i ragazzi, le ragazze, i colleghi e le colleghe dentro l'ambito della scuola possano fare un'esperienza di incontro con la parola di Dio. Questo suppone ovviamente che prima questa esperienza la facciate voi, ma secondo me la state già facendo, ecco. Penso sia abbastanza difficile insegnare la religione cattolica senza attingere all'esperienza della parola di Dio. Però, ecco, di questo io vorrei parlare con voi oggi, appunto, vorrei comunicarvi alcune mie considerazioni, riflessioni, sentimenti, ma poi magari anche avere qualche occasione anche per un dialogo. E qui mi permetto di fare riferimento al testo di cui vi dicevo. Toccherò questi 4 punti. Primo, la parola nell'esperienza del vivere umano, la parola come tale. Secondo, la parola di Dio, Dio parla. Terzo, il frutto dell'ascolto della parola di Dio. E quarto, la parola di Dio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole. Pensieri, voglio dire qualche breve spunto, non ho la pretesa di fare un discorso, però mi premeva che fosse un pochino ordinato. Parto dal numero 30 della lettera, così se avrete occasione poi di guardarlo. Questo numero 30 è molto concentrato, però lo ritengo molto importante e soprattutto se ci poniamo dal punto di vista che vi contraddistingue, no? Cioè sono considerazioni che credo vi trovano particolarmente sensibili, perché è un linguaggio che ha anche una dimensione, se volete, culturale o anche di riflessione. La parola, che cos'è la parola? Parola di Dio, ok. Poi chiariremo il di Dio. Ma la parola, cos'è la parola? Sono quei termini, vedete, che, come diceva Sant'Agostino, no? Se non mi fai nessuna domanda, allora è tutto tranquillo, ma se mi fai una domanda non so bene cosa risponderti, perché sono quei termini che sono talmente consueti. Cos'è la parola? Nell'esperienza umana la parola che cos'è? Allora, è chiaro che la parola non può essere identificata con le parole. Le parole tu le trovi scritte su un testo, no? Le singole parole, ma sai, le singole parole fanno parte di un codice linguistico, puoi dire anche i sostantivi, poi parole sono anche verbi in senso lato. Allora la parola forse al singolare è qualcosa di più profondo. Sapete peraltro che la filosofia ha molto riflettuto su quello che chiama il linguaggio. Il linguaggio è un'esperienza. La differenza tra la lingua e il linguaggio la conosciamo, vero? Io sto parlando,
in una lingua che è l'italiano, conosco la lingua, la padroneggio per quanto riesco, e questo mi permette di vivere l'esperienza del linguaggio. Metto in atto il linguaggio, che allora, come appunto dicono alcuni filosofi, è un evento, no? Un evento che poi diventa esperienza. A me ha sempre aiutato sostituire al sostantivo parola il verbo parlare. Per capire che cos'è la parola, forse sarebbe opportuno usare il verbo, cioè parlare. Il parlare, ecco, il parlare è qualcosa di meraviglioso, tipicamente umano. Gli animali a cui siamo molto affezionati, mio fratello ha una cagnolina che si chiama Leda, a cui siamo tutti molto affezionati, e ci guarda, dice: Leda, cosa vuoi? Dai, fammi capire. Ma Leda non parla. Ti fa capire qualcosa con, no, con gli occhi, con la coda che muove, con non so, ma non parla. Noi parliamo. E questo è grandioso. Cosa succede quando uno parla? Allora, qui al numero 30 e 31, ho detto 30 e 31, qui metto in evidenza, qui mi faccio bello di attraverso, come dire, riflessioni che altri hanno compiuto, però mi avevano colpito molto. Io credo che si possa mettere in evidenza questa quadruplice dimensione dell'esperienza del linguaggio, cioè il parlare. La prima, qui corrompo, la prima dimensione è quella informativa. Attraverso la parola io faccio sapere a qualcun altro qualcosa che ancora non conosce. È la dimensione dell'insegnamento in tutti i suoi vari aspetti. Noi andiamo a scuola e impariamo cose che non sapevamo. Come avviene questa trasmissione di informazioni attraverso la parola, fondamentalmente, che poi ha diverse articolazioni, però sostanzialmente c'è una dimensione informativa. È la più importante? No, non è la più importante. La seconda è decisamente più importante, la dimensione espressiva della parola. Attraverso il parlare il soggetto si esprime, cioè esce fuori, no? si fa conoscere. Ma conosci quella persona? No, non ci ho mai parlato. Ah, perché è parlando che la si conosce, è certo. E quando io desidero davvero farmi conoscere, parlo. Altrimenti chiacchiero, del più e del meno, anche qui ci sono filosofi che hanno molto studiato la differenza tra la chiacchiera e la parola, no? Quando siamo sull'ascensore con uno che non conosciamo, siamo in metropolitana, si butta lì qualche frase ma non si parla, mentre quando a una persona diciamo: senti, parliamo un attimo, ho bisogno di parlarti, è un'altra cosa. Ciò che una persona è si manifesta attraverso la parola, il parlare. La terza dimensione è quella relazionale. La parola lancia un ponte, crea un legame. Che tu lo voglia o no, quando una persona ti parla, tu entri in rapporto con lei. Puoi chiudere non rispondendo. E difatti l'esperienza ci insegna che a volte noi reagiamo, no? Dice: ma scusa, ma ti sto parlando, mi stai ascoltando, non mi dici niente. Ecco, perché è chiaro che la parola è di suo relazionale. E infine la quarta caratteristica, qui l'aggettivo è un po' impegnativo, perdonerete, è
La dimensione performativa, performativa, cioè la parola dà forma, la parola incide, la parola ha effetto, non è mai senza effetto. Guarda che le parole pesano. Ah, ha ragione, le parole pesano. Non puoi dire una frase e poi far finta di non averla detta. Se l'hai detta, è detta, quella lascia il segno. È la parola. E poi in positivo la parola prende forme diverse a seconda delle circostanze. È una parola che consola chi sta piangendo, se sei capace di utilizzarla bene. È una parola che corregge chi sta sbagliando. È una parola che condivide sentimenti profondi, intimi. È una parola che consiglia, eccetera. Purtroppo in negativo può essere una parola che ferisce, una parola che offende, una parola che lascia emergere, che so, i sentimenti meno nobili, quelli del disprezzo, quelli della gelosia. E allora, come si dice, no? Si calibrano le parole per colpire. Questa è la parola. La parola nell'esperienza umana. Benissimo, allora la parola di Dio che cos'è? Vedete, noi, non so se è così anche per voi, ma io ho sempre un po' l'impressione che quando sentiamo l'espressione parola di Dio ci viene in mente la Bibbia, no? La Bibbia è la parola di Dio, ma alla luce di quello che abbiamo detto è giusto dire così? Cioè la parola di Dio è la Bibbia? No, la parola di Dio è Dio che parla, nel senso più ampio del termine. Cioè è Dio che ha deciso di farci sapere alcune cose che non potevamo sapere, dimensione informativa, ma soprattutto è Dio che si esprime, cioè si fa conoscere per quello che è veramente, forse noi neanche immaginavamo che fosse così, e difatti non immaginavamo che fosse così, che nella persona di Gesù si è rivelato in maniera sorprendente. Terzo, attraverso il suo parlare, Dio, che non solo quindi esiste ma parla, ha lanciato un ponte verso di noi, è entrato in comunicazione e si mantiene in comunicazione, ha piacere di farlo. Meraviglioso questo. E infine, questo suo comunicarsi, comunicare, si modula a seconda delle circostanze del nostro vissuto. Questo suo parlarci accompagna l'esistenza. È un parlarci che si declina, no? Che prende forme diverse e dà forma al vissuto umano. È un parlare che a volte è un consigliare, a volte è un consolare, a volte è un incoraggiare, a volte è un correggere. Perché non è mai in negativo un offendere, un disprezzare, no, questo mai. Questa è la parola di Dio. L'esperienza della parola di Dio è l'esperienza dell'incontro con Dio che parla. Nella sua quadruplice dimensione. E come avviene allora questo parlare di Dio? Dico, ecco, avviene attraverso la Bibbia, assolutamente sì, attraverso la Bibbia, ma quello è un modo, non è l'unico. Dopo vedremo quali sono le caratteristiche di questo modo di parlare di Dio che è quello della Bibbia, no? Ma si intuisce, è vero, è quello del libro. Quindi
questo libro che è preziosissimo e che consente di vivere l'esperienza dell'incontro con Dio che ci dice qualcosa che non potevamo sapere, soprattutto esprime se stesso e si fa conoscere per quello che è veramente, entra in relazione comunicativa e affettuosa con noi ed è operativo nell'ambito della nostra vita. Tutto questo avviene quando noi leggiamo le pagine della Bibbia? Assolutamente sì, però questo non è l'unico modo. Quali sono gli altri? Gli altri modi attraverso cui Dio parla a noi, si fa conoscere, no? Ci attira a sé, ci lega, ci accompagna nel nostro vissuto. Beh, il creato, per esempio, il creato, quello che noi chiamiamo, quello che, vabbè, con un termine un po' più laico si chiama la natura. Dio ci viene incontro attraverso le bellezze della natura, pensate a San Francesco. Ci parla, vero? Quante volte l'abbiamo detto, no? I poeti sono quelli che più sono capaci, per esempio, di farci percepire, no? Questa dimensione, direi, di mistero che ha la natura che ci circonda. Noi che accogliamo come parte costitutiva, no, della nostra esperienza di fede la dimensione del mistero di Dio, diciamo sì, Dio ci parla anche attraverso il creato. E poi? Beh, attraverso gli eventi della storia, quello che succede. Dio ci parla. Il dramma della storia è anche, come dire, l'ambito nel quale Dio si fa conoscere e nel quale Dio ci fa conoscere meglio la realtà che siamo, ciò che siamo e ciò che il mondo è. Quella storia che è fatta di luci e di ombre, perché gli eventi a volte sono eventi di gioia, eventi felici, altre volte sono eventi tragici. Questi giorni stiamo vivendo, credo, particolarmente degli eventi tragici attraverso le notizie che ci arrivano da alcune parti del mondo, no? Però vedete che anche tutto questo, no? Pensate a questo evento orrendo dell'attentato all'aeroporto di Kabul. Dio ci parla anche attraverso una cosa del genere. Eh sì, ci parla anche attraverso una cosa del genere. In che senso? Nel senso che ci fa capire che cos'è il male, per esempio. Che cos'è il male? E che il male non è teoria. E poi ci obbliga a domandarci, ma perché questo male? Perché fino a questo punto? Ecco, e qui forse poi ci direbbe, forse è bene che sfogli qualche pagina delle Sacre Scritture per trovare la risposta a questa domanda. Perché da soli non ci si arriva a dare una risposta, non si sa bene cosa dire. Qui si interviene il dono prezioso delle Sacre Scritture. Ma non solo, Dio parla attraverso la testimonianza dei giusti, degli uomini e delle donne di buona volontà, i giusti della terra. Poi Dio parla attraverso la sua Chiesa, certo per chi la riconosce e soprattutto per chi ne fa parte. L'esperienza della Chiesa è una meravigliosa occasione per incontrare Dio, che ci parla, che si fa conoscere per quello che è. La dimensione di fraternità vera all'interno della Chiesa, l'ascolto della parola, appunto, nella forma della proclamazione delle Sacre Scritture, la celebrazione dei sacramenti, l'esperienza della preghiera, il vivere come fratelli e sorelle grazie alla fede che si professa, tutto questo non è esperienza di Dio che si manifesta, che si fa conoscere, che ci parla?
Assolutamente sì. E poi ecco, abbiamo la Bibbia. Ma vedete, l'ho messa in fondo, direi intenzionalmente, perché la Bibbia è una forma singolare della parola di Dio. Se volete, si potrebbe dire così, che la Bibbia è parola di Dio, ma la parola di Dio non è la Bibbia. Mi spiego. Cioè, la parola di Dio non si esaurisce nella Bibbia, e nemmeno la Bibbia va considerata la forma, direi, primaria della parola. No, la parola di Dio è la rivelazione che Dio fa di sé, e questa rivelazione ha trovato il suo compimento dentro la storia, una storia che si è articolata, la storia, gli eventi. Questa storia poi è giunta al suo compimento nella persona di Gesù. La parola di Dio è Gesù. E allora è a partire da Lui che andiamo a riprenderci tutte le altre esperienze, l'incontro con il creato, gli eventi della storia, le persone, i giusti della terra, la Chiesa. Tutto questo per noi trova significato perché la rivelazione di Dio, il suo parlare, il suo manifestarsi ha raggiunto la sua espressione piena e insuperabile nella persona di Gesù venuto in mezzo a noi, nella sua morte, nella sua risurrezione. In principio era, cosa dice Giovanni all'inizio del suo Vangelo? In principio era il verbo greco Logos. Logos tradotto è la parola. Il verbo, in principio era il verbo, è una italianizzazione del termine latino verbum, ma verbum in latino significa parola. Logos in greco significa parola. Gesù Cristo, colui che è venuto in mezzo a noi, è la parola di Dio. È il parlare di Dio che si è, come dire, ha preso la forma, il volto di un uomo, il Signore Gesù Cristo. E adesso tutto per noi acquista significato a partire da Lui. Ecco, la stessa scrittura che in fondo racconta questo distendersi della rivelazione di Dio lungo la storia fino al suo compimento in Gesù. La preziosità delle scritture sta qui, che ci raccontano il manifestarsi di Dio. Sono parola di Dio perché leggendo quei testi noi davvero veniamo a comprendere meglio come Dio si fa conoscere e che cosa ci dice di se stesso e del mondo e di noi. Soprattutto quei testi diventano importanti nel momento in cui ci parlano di Gesù, perché tutto l'Antico Testamento noi lo rileggiamo a partire da Lui. La storia che si è snodata e ha preparato il suo avvento, il suo ingresso nella storia, adesso viene riletta nel suo significato più autentico proprio a partire da Lui. E allora abbiamo tutta la vicenda di Israele, il popolo della prima alleanza, questa vicenda veramente affascinante, e con gli eventi qualificanti, ma anche con la riflessione dei profeti e con la riflessione dei sapienti. Letteratura profetica, letteratura sapienziale, che rimandano sempre agli eventi del Pentateuco, ricordate, no? Che sono il nucleo centrale e insuperabile dell'esperienza di Dio che ha fatto Israele. Così, con una storia che prosegue costantemente riferendosi agli eventi originari, che si approfondisce attraverso la parola, l'annuncio dei profeti
e attraverso la riflessione dei sapienti si giunge a Gesù. Tutto questo ci viene consegnato. Prende la forma di testi scritti che noi possiamo continuamente leggere. Questi testi scritti sono qualcosa di straordinariamente prezioso, ma perché ci rimandano all'incontro con Dio che si fa parola, che ci parla. Quindi guai ad accostarli semplicemente per acquisire una competenza. Ma su questo torneremo, adesso vado a concludere. Il frutto di questo ascolto, ed è il terzo punto, ma velocemente, il frutto di questo ascolto, guardate, è qualcosa di molto prezioso, ed è questo che mi piacerebbe davvero avvenisse sempre di più nella nostra Chiesa, ma in generale, ed è su questo che vi chiedo una forte collaborazione. Perché il frutto corrisponde a un'esigenza. Come dico nella lettera, e poi vi rimando, c'è un'esigenza in questo momento che è evidente, l'esigenza di una parola che sia una parola amica. Per parola intendo quel parlare di cui dicevo, no? Quel parlare con cui io vengo a sapere qualcosa che non so, ma soprattutto incontro il segreto, no? di una soggettività, mi incontro con il cuore di un'altra persona, poi nasce una relazione, un legame, e poi è una parola che mi accompagna, no? nelle varie forme del mio vissuto. Allora, ebbene, c'è un'esigenza di una parola, qui uso alcuni aggettivi, una parola amica, di una parola amica. Troppo spesso, purtroppo, noi facciamo l'esperienza di parole che feriscono. Lasciamo perdere i social, lasciamoli perdere, nel senso che lì veramente io rimango veramente esterrefatto a volte. Ci facciamo un sacco di male. Pensate soprattutto ai ragazzi, voi lo sapete benissimo, ragazzi e ragazze, quanto male viene fuori da lì. Le parole che ti distruggono, il bullismo, e poi portano a scelte estreme, ma anche nella vita normale, come parole, c'è un'aggressività, c'è una parola amica, no? Allora, chi crede nel Signore Gesù dovrebbe essere una persona la cui parola è sempre amica, onesta, ma amica. Secondo, una parola vera, fake news, non sai più cosa pensare. Senti una cosa, mezz'ora dopo ne senti un'altra, il contrario, mezz'ora dopo ne senti un'altra ancora diversa. Esperti ritenuti tali che sullo stesso argomento ti dicono cose totalmente diverse, e tu dici: ma scusami, cosa devo pensare? Dice, vedi un po' tu. E nasce questo desiderio di una parola vera. Ma ci sarà la verità o non c'è? O dire una cosa e dire il suo contrario è indifferente? Allora, qui abbiamo una parola vera. Quando si incontra la parola di Dio, vai tranquillo. Lì c'è qualcosa di vero. Una parola affidabile, di cui mi posso fidare, la parola di qualcuno di cui mi posso fidare e a cui mi posso affidare. Te lo terrai questo segreto? Non mi farai del male alla luce di questa confidenza? Non siamo più sicuri. Però che bello quando si trovano persone di cui invece tu sei sicuro. Guarda, ho proprio bisogno di dirti questa cosa, è molto delicata, però sono sicuro che vai tranquillo. Con Dio si è tranquilli. La parola di Dio è una parola affidabile, con cui ci si può confrontare, andando anche a scavare noi stessi, facendo emergere quello che siamo. Questa parola ci custodirà, ci difenderà, perché ci ama. È la parola di qualcuno che ci ama. E poi una parola seria,
non superficiale, non banale, anche qui un contesto nel quale purtroppo ci si sta abituando a, così, ad una superficialità che alla fine ci impoverisce, no? Ma parliamo di cose un po' serie, dai, possiamo farlo, possiamo farlo, dipende, devi creare le circostanze. Allora, ecco, tra credenti, persone che credono, persone che insegnano religione, sono persone con le quali si può parlare di cose serie. Se queste sono le esigenze, l'effetto dell'ascolto della parola, allora lo dico qui, davvero diventa importante, interessante. Questa parola ci sorprenderà, questa parola ci illuminerà, questa parola ci salverà, questa parola ci consolerà, questa parola ci terrà uniti. Ecco, sono aspetti che cerco di far emergere nella lettera. Ecco, di questo abbiamo bisogno, ma questa parola ce l'abbiamo perché Dio davvero ci viene incontro. E allora l'importante è poter vivere un'esperienza così. Ultimo punto, la parola di Dio nell'insegnamento della religione cattolica. Quando dico mi piacerebbe che gli insegnanti di religione promuovessero, coltivassero, offrissero agli altri, ragazzi, ragazze, colleghi, l'esperienza di un incontro con la parola di Dio, cosa intendo? Ecco, che facciano sentire a tutti che c'è questa parola amica, vera, affidabile, seria. C'è, esiste. Che questa parola è capace di sorprendere, è capace di illuminare, di salvare, di curare. Salvare vuol dire di guarire, no? Di tirar fuori da situazioni tristi. È capace di consolare, è capace di creare legami e tenere unite le persone. Credo che tutto questo, nel caso degli insegnanti di religione, debba avvenire avendo presenti questi tre aspetti che accenno soltanto. Primo, la dimensione culturale. Cioè, nell'ambito in cui voi operate, questo incontro con la parola, con Dio che parla, dovrà avere un'attenzione specifica al fatto che siete in una scuola, no? E la scuola è un luogo in cui si coltiva il sapere. Quando dicevamo che Dio parla in diversi modi, parla anche attraverso il sapere, no? Tutto ciò che è espressione dell'umano ha una intrinseca dimensione di verità. È importante compiere questo sforzo di comprendere il senso della realtà e, secondo, di trovare il linguaggio per esprimerlo. Tutto questo, appunto, per noi, a partire da un'esperienza di incontro con Dio che si rivela. Dio si rivela e quindi ci aiuta a trovare il senso della realtà e il linguaggio per esprimerlo. C'è una profondità del vissuto che occorre raggiungere. C'è un sapere che non è soltanto competenza, ma è sapienza. La parola di Dio è contemporaneamente la fonte e insieme, direi quasi, l'ambito nel quale vivere questa esperienza di acquisizione della sapienza. Voi siete tra quelli che possono promuovere
tutto questo. E per questo vi siamo molto grati, perché è un compito non da poco e estremamente affascinante. Secondo, c'è una dimensione relazionale. La scuola è anche un luogo dove si sta insieme. Ora, la parola di Dio è questo manifestarsi del mistero santo di Dio come mistero di salvezza e di carità e di amore, direi, autentico. Per cui il parlare, l'incontrarsi, il riflettere insieme diventano occasioni per creare relazioni profonde, dove la mente e il cuore si intrecciano, dove c'è sempre anche una dimensione, direi, affettiva, nel senso più nobile del termine. Cioè, tutto questo va vissuto con affetto nei confronti delle persone. Si condivide un cammino di vita. E qui poi le relazioni prendono forme diverse. C'è la relazione di corresponsabilità nell'insegnamento, nell'educazione. Sto pensando ai vostri colleghi e alle vostre colleghe. E c'è una dimensione educativa, appunto, nei confronti dei ragazzi, è una relazione asimmetrica in questo caso. E qui allora io vorrei fare una sottolineatura particolare. Oggi credo sia molto importante avere il coraggio di essere adulti. Io ve lo chiedo in modo particolare. C'è bisogno davvero di persone, uomini e donne, che si presentino ai nostri ragazzi e ai nostri giovani come degli adulti, che non si sentano giovani con loro, ragazzi con loro, ma che siano punti di riferimento. Questa è una caratteristica dell'amore, quando ormai si è adulti. Si è chiamati ad amare in questo modo, non in un altro, che non esiste peraltro. Se sei adulto devi amare da adulto, puoi amare da giovane o da adolescente, perché quello non è più un amare allora. Il coraggio di essere adulti, questa è una forma precisa di carità. Ecco, su questo io mi insisterei, cioè sull'impegno a creare quella relazione con i ragazzi che è educativa, asimmetrica, col senso di responsabilità, e dall'altra parte creare quella relazione con i colleghi che è di corresponsabilità, di dialogo, di ascolto, di condivisione in una stima, nel rispetto reciproco, nella capacità di collaborare. Ecco, tutto questo, vedete, è da una parte frutto della parola di Dio e nello stesso tempo è manifestazione della parola di Dio, è segno che Dio si sta rivelando in voi, no? Come colui che dice se stesso in maniera autentica. E l'ultima cosa che dico è l'importanza del libro della parola di Dio, cioè mi piacerebbe che gli insegnanti di religione conoscano sempre di più la Bibbia, ma nel modo che ho detto però, non si tratta di essere aggiornati, ecco, dice. No, si tratta di entrare sempre più in questa esperienza affascinante dell'incontro con la parola attraverso un testo scritto. Il testo ovviamente domanda una metodologia di accostamento, questo lo dice la letteratura, no? Chi insegna lettere lo sa benissimo. Se vuoi leggere Dante è chiaro che devi attrezzarti, ecco. Se vuoi leggere la Bibbia devi attrezzarti, ma la leggi per quale ragione? Beh, per la stessa ragione per cui leggi Dante, cioè voglio capire cosa dice e che cosa ha da trasmettermi, perché se è un grande poeta, come sono convinto che sia,
avrà qualcosa da comunicarmi, a maggior ragione la Bibbia. E qui ci giochiamo molto, io sono convinto che ci giochiamo molto per il futuro, non sono così convinto che la Bibbia la conosciamo bene. Conoscere bene la Bibbia non vuol dire saperla a memoria certi versetti, come magari fa qualcuno, no? Perché su ogni argomento ci sono dei versetti da citare, bravissimi, cioè abbiamo l'impressione che siano bravissimi, no? Ma no, la Bibbia è un testo a cui ti devi affezionare. Qualche volta dovresti un po' commuoverti quando la leggi, pensate i Salmi, pensate i Vangeli, perché lì c'è veramente il segreto di Dio che adagio viene fuori, nel chiaro scuro delle vicende umane, perché la Bibbia fondamentalmente è narrazione, ti narra gli eventi che si sono susseguiti nell'arco di dal 1800 circa fino alla fine del primo secolo, quasi 2000 anni, ti racconta questi eventi, ma te li racconta insieme, ti aiuta a leggerli, no? Perché addirittura ci sono libri interi dove non si racconta, ma si medita, si riflette, il libro del Coelet, il libro di Giobbe, i Proverbi, ma quella è sapienza? È sapienza che è lettura però della realtà a partire dagli eventi che sono accaduti e che non potremo mai dimenticare, che sono gli eventi dell'Esodo, no? Ti direbbe chi appartiene al popolo di Israele, ma per noi ormai sono soprattutto gli eventi della venuta in mezzo a noi di Gesù, della sua morte, della sua resurrezione. Questa è la Bibbia, è il racconto del mistero di Dio che ci salva e che continua a salvarci. Così va letta. Però bisogna affinare un metodo, e io qui mi permetterei di lanciare anche un invito ai vostri responsabili, cioè nei prossimi anni, soprattutto i prossimi due, vediamo un po' di capire, magari mi ci metto anch'io, avrei piacere qualche volta che ci sentiamo su questo, verrei anch'io a un po' fare questo, no? Leggere insieme qualche pagina della Bibbia, ma proprio in questa prospettiva, c'è un rapporto tra il testo biblico e la vita che è, direi, discriminante. Se tu questo rapporto non lo fai scattare, non stai leggendo la Bibbia, o meglio, non la stai leggendo per quello che è. La si può leggere in tante maniere, c'è una dimensione prettamente culturale, dicono così, della Bibbia, ma la Bibbia non è un libro di cultura, la Bibbia è rivelazione di Dio, è qualcosa di grandioso. Vale più di tutti i grandi poeti messi insieme. Perché, come sapete, no? Noi diciamo che la Bibbia è ispirata. Anche i poeti sono ispirati, non c'è l'ispirazione poetica, assolutamente sì, ma questo testo è unico. L'ispirazione che c'è qui la devi intendere in un modo assolutamente unico. Metti insieme tutte le ispirazioni dei grandi poeti e arrivi, sei ancora lontano da quella della Bibbia, perché dice qualcosa di misterioso e di unico, con tutte le sue luci e le sue ombre, perché ci sono alcune pagine che sono assolutamente sconcertanti. Ma perché? Ma perché la Bibbia racconta la storia umana. La storia umana in certi momenti è sconcertante. Deve farsi carico del peccato dell'uomo, del male di cui abbiamo detto. Ecco, questo sono i tre aspetti che vorrei raccomandare: la dimensione culturale, la dimensione relazionale e una conoscenza sempre più approfondita delle sacre scritture come testo, libro della parola di Dio. Concludo invitandovi a leggere, non lo faccio io, il numero 21 di Dei Verbum. Dei Verbum è la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione del Concilio Vaticano II, ecco il numero 21, se avete un attimo di tempo, con internet è un attimo, no? Si cerca Dei Verbum, numero 21, siamo al capitolo 6, ecco, lì c'è questo invito, direi molto, molto pressante, a
fare in modo che la parola di Dio, in particolare la parola accostata attraverso le Sacre Scritture, diventi l'anima della vita della Chiesa. E allora io vi chiedo di aiutarci a fare in modo che la parola di Dio diventi l'anima della vita della Chiesa. E vi ringrazio. Grazie.